bentrovati. Per lo speciale di questa sera siamo a Fano, in zona Sassonia, alla Tenso Struttura, per un incontro voluto dagli esponenti di Forza Italia sul tema norme innovative sull'urbanistica per il lavoro e l'economia. E adesso venite con noi a conoscere i protagonisti. Stasera è un momento di bella politica, perché una forza politica che governa questa regione, è all'opposizione in questa città, governa in questa regione, ha voluto portare qui un'idea, ma più che un'idea ha voluto portare qui un risultato che in qualche modo ha cercato di portare avanti attraverso i propri canali, i propri rappresentanti, e che riteniamo sia comunque un qualcosa di positivo. L'abbiamo voluto esternare prendendosi anche alcuni suggerimenti, magari dove Roberti, anche magari no, di attenzione, sul quale poi torno, perché non è che hai completamente torto in quel che hai detto, anzi ci sono alcuni spunti che vanno tenuti in considerazione anche in senso critico in qualche momento, ma poi ci torno su questo. E quindi ecco, voglio fare proprio un plauso a Forza Italia di Fano per aver organizzato questo bel momento, e a tutti quanti voi per aver partecipato. Grazie, grazie sinceramente, perché se ogni partito, ogni forza politica avesse l'intelligenza, la capacità e la forza di mettere 100 persone sedute con serenità e calma a dialogare ascoltandosi, quella è buona politica. E senza la presunzione di dover convincere qualcuno per forza, quella è la buona politica, il confronto. Oggi ci sono in politica troppi monologhi. Grande soddisfazione per l'approvazione della proposta di legge, questo grazie anche al confronto sinergico con gli esperti del settore, quindi imprenditori e associazioni di categoria. Allora, quali sono le novità introdotte e in che maniera poi ci sarà uno sviluppo economico? Allora, io come assessore regionale all'urbanistica già dai primi mesi ho subito un po' intuito, avendo avuto questa esperienza anche quando ero sindaco a Fano in questo settore, avevo subito intuito un po' le difficoltà che nei comuni si vivevano a livello sia, diciamo, di amministrazioni ma anche di tecnici nell'interpretare le norme, norme a volte che si sovrapponevano, norme che erano difficilmente interpretabili, norme che magari creavano a volte dei dubbi anche su proprio come autorizzare gli interventi, eccetera. Quando parliamo di piano casa e di rigenerazione urbana, parliamo di due iniziative, una che ti consente, diciamo, di ristrutturare la tua abitazione, di ampliarla anche fino al 40% col piano casa, e per quel che riguarda la rigenerazione urbana, questa nuova legge che consente di applicare il 110% perché ci sia un miglioramento o antisismico o energetico. Però entrambe queste norme non lasciavano intuire o capire fino in fondo se si poteva o meno anche abbattere l'abitazione e ricostruirla completamente, potendo fruire del bonus 110%. Qualche comune lo interpretava in un modo, qualche comune in un altro, spesso si era titubanti nel poterle autorizzare. Io proprio avevo voluto inserirmi in questo senso, nel dire che anche il completo abbattimento e il completo rifacimento di un immobile, comprensivo anche dell'eventuale ampliamento del 40%, poteva essere considerato rigenerazione urbana e quindi semplice ristrutturazione. Quindi dopo questa norma approvata noi possiamo anche abbattere la nostra abitazione e ricostruirla da nuovo sullo stesso suolo. Quella non viene considerata nuova abitazione, bensì viene considerata ristrutturazione. Cosa vuol dire ristrutturazione? Vuol dire che noi portiamo una miglioria, e vorrei vedere se portiamo una miglioria costruendo di fatto una nuova casa, quindi con tutti i canoni di efficienza per quel che riguarda il risparmio energetico, il riscaldamento, non si consuma nuovo suolo perché si costruisce sul costruito, e si può usufruire del bonus 110%, anche in questo caso, oltre al dimezzamento degli oneri di urbanizzazione, perché considerando la ristrutturazione noi possiamo godere anche del 50% di sconto sugli oneri di urbanizzazione. Quindi questa è una norma che indubbiamente spronerà molti ad intervenire, le imprese a lavorare, molte famiglie a ristrutturare e a rifare da nuovo le proprie abitazioni, e io credo che al di là di un grande innovazione, di un grande efficientamento energetico, noi daremo anche una spinta propulsiva forte, forte, forte in questo periodo di ripresa alla nostra economia. Volendo essere lungimiranti, c'è già all'orizzonte un prossimo obiettivo da raggiungere? Sì,
senza che adesso scendano i praticari, ho già in mente altre due norme da modificare dell'attuale legge urbanistica, perché vedi, questa è passata come una nuova legge, ma di fatto è una modifica di quella già esistente. Ho già in mente altre due modifiche che ugualmente andranno a semplificare dei percorsi per poter intervenire sulle nostre abitazioni, ma quello che serve, e questo ormai è assodato, lo chiedono un po' tutti a livello comunale, i sindaci, ma anche i nostri tecnici, i nostri imprenditori, è un rifacimento proprio completo della legge urbanistica. Più che una nuova legge, una semplificazione di quella che c'è, perché in Italia abbiamo il maledetto vizio di fare nuove leggi che però non eliminano quelle vecchie, si sovrappongono, e ogni volta che c'è un permesso da dare bisogna andare a vedere la legge di oggi come legge quella di ieri come legge quella dell'altro ieri. E a volte è proprio anche difficoltoso promuoverla un'iniziativa o ottenere un permesso. Già il fatto di creare un'unica legge che raccoglie e semplifica tutte quelle già esistenti sarebbe già di fatto un grande passo, e ci metterò subito le mani. Ovviamente approfitteremo per portare anche qualche modifica ulteriore nella nuova legge urbanistica regionale. E tramite questo si può fruire del piano casa, compreso l'ampliamento che il piano casa prevede. Però Roberti, su questo tu non hai torto quando dici attenzione, perché se ogni casa adesso la buttiamo giù, la facciamo il 40% più grande, facciamo una città nuova, ma non è che ogni casa la puoi fare più grande, dipende un attimo da cosa ha intorno quella casa di potenzialità di ampliamento e così via, non è che puoi fare esattamente matematicamente il 40%, fino al 40%. Può rimanere com'è, può avere il 5% in più, il 10% in più, fino al 40%, dipende da tutta una serie di condizioni. Prima di vederla sul palco avrei piacere di parlare proprio del patrimonio urbanistico della città, e volevo chiederle se sono già state delineate le aree proprio da restaurare, comunque sulle quali intervenire. Beh, le aree su cui intervenire sono praticamente tutte, eccetto quelle vincolate. Praticamente l'80% del patrimonio edilizio esistente è soggetto con questa legge al superbonus 110%, mentre prima se si presentava un permesso di costruire una casa con ampliamento in zona non vincolata non aveva diritto al super bonus 110%, perché non era considerata ristrutturazione. Invece adesso con questa legge è considerata ristrutturazione, e quindi l'80% del patrimonio urbano di Fano, l'80% delle abitazioni, delle unità abitative, ha diritto al 110%. Considerando che può avere un aumento col piano casa fino al 40%. Abbiamo organizzato questo incontro di concerto con il gruppo consigliare di Forza Italia della Regione Marche e con lo stesso assessore all'urbanistica Aguzzi. Questa legge regionale è molto, ma molto importante, perché dà la possibilità all'80% del patrimonio comunale, parlo di Fano in questo momento, ma questo va esteso a tutta la regione. Forza Italia ha voluto fortemente questo incontro, e quindi ci sono tanti tanti cambiamenti in atto. Sì, è un tema caro anche al partito. Noi avevamo già presentato una proposta di legge e poi l'abbiamo unita con quella della Giunta. Una legge che tutti aspettavano per le piccole e medie imprese, naturalmente è importante per la demolizione e ricostruzione. Dunque, questa legge è importante anche perché va verso la semplificazione. Tanto si dice sulla burocratizzazione, e questo proprio è in linea. Noi ci speravamo che potesse passare in consiglio all'unanimità, perché la riteniamo veramente importante per il futuro del nostro territorio, soprattutto per la ripresa del settore delle costruzioni. Quindi questo va verso la rinascita del nostro territorio, un territorio che, lo dobbiamo dire, è stato martoriato da una crisi economica prima, dal terremoto successivamente e oggi dalla pandemia. Noi vogliamo rilanciare le Marche, e con questa legge lo possiamo fare.
Questo è un tema molto caro a Forza Italia, ci tengo a dirlo perché è stato fatto un percorso di ascolto, ma soprattutto condiviso in consiglio regionale. Guardate, noi abbiamo delle deleghe veramente importanti, urbanistica, lavoro e ambiente. E qui ci tengo veramente a dirlo perché Stefano sta facendo veramente un lavoro encomiabile. Perché dico questo? Perché purtroppo le Marche ormai sono considerate una regione del sud per il tasso di disoccupazione. Noi abbiamo avuto una crisi economica senza precedenti, poi abbiamo avuto il terremoto e oggi la pandemia, che speriamo di venirne fuori completamente. E abbiamo delle deleghe importanti, ma faticose. Da ultimo Erika, dove l'assessore ha fatto un ottimo lavoro. Si parla di rigenerazione urbana, allora Sindaco le chiedo quali sono le necessità appunto del suo comune in fatto di ristrutturazione, rinnovamento, ricostruzione. Beh, diciamo che anche i piccoli borghi come il nostro, tra le altre cose uno dei borghi più belli d'Italia, noi siamo in questo club ormai da diversi anni, vedono forte l'esigenza di agevolare, di poter semplificare tutto quello che è la riqualificazione dei borghi, non solo il borgo inteso come centro storico ma anche tutti quelli che sono le case sparse, le case rurali. Noi abbiamo un territorio ricco di bellissime case che magari hanno 30, 40, 50 anni, veniamo da una storia turistica, il nostro era un comune ad alta vocazione turistica, quindi che vedeva tante villette sparse, aveva a oggi proprio la necessità di poter riqualificare tutte queste strutture per riportare anche un turismo nuovo. Penso a un albergo diffuso, penso a un mercato immobiliare e anche un mercato degli affitti. Piccoli borghi hanno bisogno di riportare cittadini che vengono a vivere e li vengono ad abitare, per non perdere i servizi e per non perdere le scuole, per non perdere l'identità dei nostri comuni. Questo strumento che l'assessore Agusti, questa legge che Stefano ha portato, è una boccata d'ossigeno. Serviva, grazie a Stefano per l'ottimo lavoro che ha fatto e direi bene così, procediamo. Il 110%, l'ecobonus, ci sta aiutando, ha degli intoppi, in questo modo andiamo a risolvere anche qualche problema che era già nato. Questa attenzione dell'assessorato e dei tecnici che stanno ponendo attenzione sui particolari, ecco, vi posso dire un esempio su case popolari, alcuni no, l'edilizia popolare che è responsabile appunto Stefano, anche qui le risposte immediate su tematiche che vengono poste. Ogni comune ovviamente ha le proprie esigenze, quindi anche a lei chiedo se ha già delineato le aree in cui intende intervenire. Sì, chiaramente intendiamo intervenire su più aree, perché comunque queste modifiche che la Regione ha messo in campo con l'assessore Stefano Aguzzi, che veramente è molto attento a questo tema della, appunto dell'edilizia, dei piani regolatori, perché sicuramente c'è bisogno di aggiornarli. Questo aggiornamento io anche come relatore al CAL ho fatto delle proposte che sono subito state recepite, quindi questa attenzione particolare che questo governo regionale sta dando agli amministratori locali, ai sindaci, ma a tutti gli amministratori locali, veramente è il buon modo di agire, credo. Quindi anche in questo caso questa azione positiva che è stata condivisa sul territorio, questo è l'aspetto più importante. Quindi noi abbiamo bisogno di condividere le cose, non fare ognuno come si pare, perché poi la regola, i cittadini devono applicarla, i tecnici che lavorano sul tema dell'edilizia e quindi dello sviluppo, è importante che abbiano uniformità di piani regolatori che funzionano allo stesso modo. Quindi veramente un tema che è stato affrontato in modo veramente positivo. L'articolo 3 di questa legge dice che gli interventi dell'articolo 2 del piano casa, quindi l'articolo 2 è quello che si occupa di demolizione e ricostruzione con ampliamento, questi interventi sono considerati ristrutturazione edilizia a tutti gli effetti, quindi poi, dopo le ultime modifiche fatte con l'emendamento, per quanto mi riguarda la norma è chiara e quindi quegli articoli lì sono equiparati alla ristrutturazione edilizia. Sono tante le novità introdotte e i punti fuoco sono il piano casa e il super bonus. Quali sono le altre novità dalle quali poter attingere? Il tema fondamentale in questo momento sulle sfide dell'urbanistica è il tema della flessibilità.
occorrono in questo momento regole chiare, semplici e flessibili, e penso che questo sia il cuore della proposta che vedremo illustrata questa sera e che avremo tempo di approfondire nelle prossime giornate e che sarà sicuramente oggetto di lavoro di tutti i consigli comunali e di tutte le amministrazioni del nostro territorio, della regione, della nostra provincia e anche nel mio caso su Pesaro. Ce n'è bisogno, è necessario appunto tramite la flessibilità dare la possibilità di costruire, di andare avanti, di investire sui nostri territori perché ce n'è bisogno. Sono molto contento in un momento come quello di questa sera, che è un momento di confronto, è un momento in cui vedo tantissimi amministratori, tanti sindaci, assessori, in cui si riparte, perché oltre al tema della costruzione urbanistica c'è anche il tema della costruzione politica, e dal mio punto di vista passa attraverso momenti come questi, momenti in cui si mettono al centro i contenuti, si mettono al centro le persone e il territorio. Così si potrà fare buona politica, e questo è il modo anche di costruire il centrodestra, che è il nostro obiettivo anche rispetto a quello che ha detto il presidente Berlusconi negli ultimi giorni. Tutte queste difficoltà, anche interpretative, che hanno trovato anche nel legiferare. Mi compiaccio perché poi alla fine in tre righe di una legge sono riusciti veramente ad aprire un mondo che diciamo da questo punto di vista interpretativo. Quindi sotto questo aspetto senz'altro è un plauso a chi ha operato. Rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile e la ripresa del lavoro. Questi sono tre punti fondamentali per questo rinnovamento, insomma. Sì, c'è chi sostanzialmente fa la politica delle chiacchiere e chi realmente invece porta avanti fatti, cose concrete, tangibili, come la modifica urbanistica alla legge regionale delle Marche. Forza Italia da sempre si è posta l'obiettivo di fare cose concrete, l'abbiamo fatto, siamo concreti, e questa sera a Fano c'è l'obiettivo, che è quello di Forza Italia, di radunare la gente, di sentire sostanzialmente quelle che sono le esigenze del territorio. Sono tantissimi giovani che puntualmente si impegnano in Italia, nelle Marche, qui a Fano, per cercare in qualche maniera di invertire la tendenza, di passare a quello che è l'ambientalismo. Abbiamo visto il governo Conte in passato dare contributi per monopattini elettrici, per sostanzialmente promuovere un ambientalismo che non è quell'ambientalismo reale di tutela e di sviluppo, di crescita che vogliamo noi. Noi vogliamo sostanzialmente puntare a una crescita che guarda alle prossime generazioni, quindi una cosa organica e armonica del territorio. Ecco, questa legge sostanzialmente consente questo, consente di poter guardare avanti, consente di poter andare guardando oltre l'obiettivo. Io credo che Forza Italia nelle Marche ha la buona forza di poter guardare oltre, e credo che abbiamo grandi obiettivi davanti, la legislatura è ancora lunga e credo che questo è solo l'inizio di un lungo percorso. Grazie a tutti voi che siete stati qui, che anche a coloro che hanno proposto delle osservazioni, perché ovviamente con il dialogo si capisce sempre qualcosa in più, questo è fondamentale, e ovviamente grazie ai professionisti e anche ai cittadini che ci hanno voluto ascoltare in questa serata tematica molto tecnica ma anche molto interessante di attualità. Buonasera e ancora arrivederci a tutti voi. Il nostro appuntamento volge al termine, voglio ringraziare tutti gli intervenuti e naturalmente il pubblico a casa. Grazie dell'attenzione.